Buonasera a tutti, benvenuti e bentornati sul canale Il Giudizio di Liz. Questo è il video dell'haul del Book Pride più altri due libri che sono i libri del gruppo di lettura che frequento nella libreria vicino a casa. Se mi ricordo, vi metto il link qui sotto. Comunque, il gruppo Facebook si chiama Il Tavolo dei Russi Incolti. Parto dal libro che abbiamo letto a gennaio e febbraio, Sorgo Rosso di Moyan. Questo mi sono dimenticata di farvelo vedere nell'ultimo Book Haul. È una storia ambientata nelle campagne cinesi negli anni 30, una storia sanguinosa di battaglie contro il Giappone da parte di questi contadini che cercavano in qualche modo di difendersi dall'invasore. È un libro che non solo non è piaciuto a me, non è piaciuto a quasi nessuno del gruppo di lettura, perché non fa altro che raccontare battaglie, ammazzamenti, puzze, intestini, sangue. In più, secondo me, anche dal punto di vista narrativo, cioè non è tanto il tema del fatto che in guerra succedono cose brutte, anzi ci mancherebbe, non è neanche il fatto che quasi ecceda nel realismo, è che secondo me non c'è una vera evoluzione della trama. Noi vediamo soltanto queste battaglie svolgersi, in più anche in modo che non si capisca se una viene prima, viene dopo, i salti temporali non sono chiari. Insomma, secondo me, boh. So che c'è gente a cui è piaciuto moltissimo, per cui ovviamente non posso dire che è un libro che non meritava di essere stampato, però è un libro che a me non ha parlato. Sempre rimanendo in tema Cina, questo è il prossimo libro che leggeremo per il mese di aprile nel gruppo di lettura, La buona terra di Pearl Buck. Spero di pronunciarlo giusto perché non so se si dice Buck o Book. E sto cercando ecco, The Good Earth è il titolo in lingua originale. Anche questo romanzo è ambientato in Cina, l'ho appena cominciato, come potete vedere, per cui è ben presto per darvi un'opinione in merito. E Pearl Buck ha vinto il premio Nobel per la letteratura con la sua produzione, credo proprio in particolare per questo romanzo. Sempre che parla della Cina, per quanto poco vi posso dire, sicuramente parla di contadini, non so dirvi altro. In questo momento stiamo per fare un paragone tra la Cina raccontata dai cinesi e la Cina vista dagli occhi di un occidentale. Per cui sono molto curiosa di sapere invece come prenderò questo secondo testo. Poi, come vi avevo già preannunciato, ho girato il video precedente prima di andare al Book Pride, dove sapevo già che avrei comprato dei libri e che adesso sto per mostrarvi. Allora, prima di tutto sono andata alla presentazione del nuovo libro di Mario Pistacchio e Laura Toffanello, che sono gli autori dell'Estate del cane bambino, un romanzo che io ho letto l'anno scorso e che mi è piaciuto tantissimo. E che avevo infatti fatto leggere a un sacco di altra gente, quindi ero molto curiosa della presentazione e del libro in questione. Loro, devo dire, sono stati molto coraggiosi perché hanno deciso di cambiare completamente genere. Hanno scelto un genere hard-boiled, il titolo è Requiem per un'ombra. La presentazione mi è piaciuta molto. Loro due, secondo me, sono molto carini, hanno molte cose da raccontare. C'è una grossa sensibilità che cercano di inserire nei loro romanzi, però secondo me questo titolo è meno riuscito di quello precedente. Anche questo l'ho già letto, l'ho letto si legge in 2 giorni, perché comunque la storia è molto, sì, cioè molto semplice, no? Ci sono molte storie una dentro l'altra, però si legge con piacere, insomma, fila via velocemente. Però quello che io ho trovato è che ci fosse troppa letteratura dentro questo testo, cioè che loro cercassero di descrivere certe sensazioni in maniera un po' da duri, come. Allora, parto da zero. Il protagonista di questo romanzo è un detective privato sulla soglia della pensione, che non ha soldi, non ha una famiglia
e sta aspettando il colpo grosso nella vita per dare una svolta e andare in pensione senza fare la fame, perché ha fatto due conti. E infatti gli capita un caso che gli farà, che sembra proprio quello della svolta, che gli farà fare i soldi. In più anche un'altra cliente misteriosa che gli chiede di ritrovare il fratello. Quindi siamo di fronte a un classico hardboiled come genere. Secondo me loro cercano di ricreare questa atmosfera hardboiled dando delle descrizioni della città che io ho trovato un po' artificiose. In più c'è la scelta di inserire in questo libro il jazz come colonna sonora di tutto quello che succede. E questo secondo me era un bel espediente per dare atmosfera al romanzo, però purtroppo è un po' troppo spiegato. Io capisco l'esigenza degli autori di descrivere i pezzi o di dire di cosa parlano, perché non sono conosciuti al grande pubblico. Tuttavia, questo espediente secondo me poi va a morire proprio nel momento in cui viene utilizzato. Le storie, secondo me, i fili delle storie non sono tirati alla perfezione, come in una storia di Chandler, per cui devo dire che non è un brutto romanzo, però io sono rimasta un po' delusa. Ecco, mi è spiaciuto. Devo dire che dopo un capolavoro come L'estate del cane bambino era veramente difficile ripetersi, per cui io non dico, ah, non leggerò mai più niente di loro, anzi, devo dire che ho apprezzato il coraggio con il quale hanno deciso di dare una svolta completa alla loro produzione letteraria e li aspetto con un terzo romanzo e vedremo cosa ne ricaveranno. Poi sono stata allo stand di Minimum Fax, ripeto, grandi chiacchierate con le ragazze di Minimum Fax, sempre adorabili, cioè mi sono proprio trovata bene, ci si va sempre con piacere. Penso che con loro andrei volentieri anche a prendere un caffè, mangiare una pizza, eccetera. Io ho comprato due libri da loro: Il Museo dei Pesci Morti, di cui Andrea aveva parlato benissimo, Andrea Pennywise. Vi metto il link al suo canale qua sotto. E poi anche perché sarei andata da lì a pochi giorni alla presentazione di Perdersi, che è l'ultimo libro che è uscito, sempre per Minimum Fax, di Charles D'Ambrosio. E che non è una raccolta di racconti come invece è il Museo dei Pesci Morti, ma è una raccolta di, se vogliamo, si può chiamare literary non fiction essays, cioè quei saggi in cui lui non parla di un determinato argomento scientifico, cioè non è che ci parla della riproduzione dei miceti, ci parla di cose sue personali, di sue sensazioni, di suoi fatti di vita, eccetera, eccetera, però non si può neanche definire narrativa pura e semplice, quindi è un genere un po' insolito per il pubblico italiano. Devo dire che mi ha incuriosito tantissimo. Lui dalla presentazione è uscito splendidamente, hanno letto dei pezzi di Perdersi e mi sono forzata molto per non portarlo a casa, vista la pigna. Però ho cominciato appunto il Museo dei Pesci Morti. Il Museo dei Pesci Morti che in titolo originale, scusate se non mi sono così preparata, però ci tenevo perché. Titolo, eccolo qua, scusatemi. The Dead Fish Museum, è il titolo della raccolta in lingua originale. Questa è una raccolta di racconti. Io ho letto il primo, adesso sembrerà il Museo delle Critiche questo video. Devo dire che non mi ha convinto del tutto, ma non so come dirvi. Quello che non mi ha convinto del tutto è stato il finale. È una storia di solitudine, un ragazzino che vive in una specie di collegio di suore, sempre da solo. Quando si fa un amico, anche l'amico è un compendio di solitudini, e questa cosa è raccontata meravigliosamente. In più lui ha un utilizzo delle metafore che io trovo splendido, cioè a un certo punto lui parla della suora dicendo che aveva degli occhiali con dietro degli occhi che le ballavano come dei pesci tropicali in un acquario. Secondo me quella è una descrizione meravigliosa, e lui scrive in questo modo, cioè non è che ha trovato un'immagine felice all'interno di tutto un volume, è proprio la sua cifra stilistica che è veramente meravigliosa. Però poi alla fine di questo racconto, secondo me, poteva tagliare un po' prima, e nella mia personale opinione, questo senso di solitudine si sarebbe trasmesso di più. Poi ha aggiunto un altro pezzo che mi ha fatto dire quasi, e quindi. Invece, magari 2 pagine prima sarebbe stata una fine straziante, secondo me.
Però adesso leggerò anche tutti gli altri racconti piano piano, compatibilmente col fatto che ho dovuto iniziare questo perché il 18 lo discutiamo, però i racconti ovviamente non è che devono essere per forza letti tutti in fila, quindi ho il tempo di centellinarmeli e di gustarmeli tutti. Adesso tre libri di cui non ho ancora neanche assaggiato una pagina. Mary McCarthy, Ricordi di un'educazione cattolica. Io di questa autrice ho già letto sempre di Minimum Fax, infatti l'ho preso sempre allo stand delle meravigliose ragazze di Minimum Fax, che non so, non credo che vedranno mai questo video, però le saluto. Mary McCarthy, avevo letto sempre di Minimum Fax, Tutti gli uomini della mia vita, che era una sorta di racconti, però un po' più del genere come Sofia si veste sempre di nero, cioè che messi tutti insieme raccontano la storia della stessa protagonista e si può dire che è una sorta di romanzo fatto a racconti, che mi avevano toccato molto, mi erano piaciuti, non tutti allo stesso modo, però mi erano piaciuti molto. Di lei avevo anche comprato il gruppo e ve l'avevo fatto vedere, credo, in non so quale book haul, però anche quello ancora non l'ho letto. Però questo io ho paura che faccia la fine di certi libri di Minimum Fax che escono in sordina e altrettanto in sordina spariscono. Quindi me lo sono trovato lì davanti in libreria, credo di averlo visto forse per qualche mese quando era appena uscito e poi basta. Quindi ho deciso alla fine di portarmelo a casa e spero di riuscire a leggerlo presto. Io vorrei leggere tutti i libri che ho comprato in questo book haul entro la fine di quest'anno. Adesso vedremo, non ridete per piacere, però mi piacerebbe molto almeno sapervi dire, uno, i libri che ho comprato di cosa parlano, se mi sono piaciuti oppure no. Due, non affastellare continuamente la pigna di libri, libri, libri che poi finisco per non leggere. Abbiamo un romanzo qui di una casa editrice abbastanza piccola, si chiama Pagina 1, il libro è Il regalo di Nessus di McIlvanni. Allora, io di McIlvanni ho letto un racconto per motivi casuali, non avevo mai letto niente di suo, non l'avevo nemmeno mai sentito nominare, è un autore scozzese. In Italia, oltre a Pagina 1, ho scoperto che lo pubblica anche Feltrinelli, perché lui oltre a questo è un romanzo, però oltre a questo ha scritto anche delle trilogie noir ambientate a Glasgow, mi sembra, e quelle lì sono uscite per Feltrinelli, mentre Pagina 1 ha pubblicato una sua raccolta di racconti, però anche quello credo che girano tutti intorno allo stesso protagonista. E poi c'è questo qui, Il regalo di Nessus, che è un romanzo. Io non so assolutamente niente di questo romanzo, ma quando ho mostrato il bottino del book haul a Andrea e a Diana, loro erano lì con un altro ragazzo che conosceva l'autore e ha detto: "Ah, un fantastico autore scozzese, in Italia è poco conosciuto." Quindi sono contenta che almeno qualcuno lo conosca e lo apprezzi. Io appunto conosco solo questo racconto che ho già letto, che mi era piaciuto molto, adesso è il tempo di leggere un romanzo. Ci sono poi qui altri due libri che andrebbero bene se si facesse anche per BookTube il video YouTube Made Me Buy It, e cioè L'amante di Wittgenstein e Santa Mesi di Jamie Attenberg. Allora, parto da Santa Mesi di Jamie Attenberg. Di Jamie Attenberg avevo... Oh, scusate, chiedo scusa alla mia follower americana, non ho letto il titolo di questo, scusate, Memorie di un'educazione cattolica, Ricordi di un'educazione cattolica, il titolo in lingua originale è Memories of a Catholic Girlhood. Invece questo, Il regalo di Nessus, in lingua originale, se c'è, A Gift from Nessus. Perdonate, oggi proprio faccio un puzzle di questo video. Dunque, di Jamie Attenberg avevo già letto il precedente romanzo. Scusate, ho un vuoto, non riesco a ricordarmi il nome del precedente romanzo, ve lo metto sotto nell'info box, che parlava di una donna obesa in lotta con la sua famiglia.
Molto molto bello, mi era piaciuto molto, molto toccante, e che raccontava la storia della famiglia in maniera apparentemente leggera, ma senza fare sconti a nessuno. Una famiglia disastrata, disfunzionale, in cui tutti facevano del male l'uno all'altro. Sembrava una famiglia riuscita e invece non lo era. Quindi, quando ho saputo che è uscito un altro romanzo di Jamie Attenberg, ho deciso, che volevo, saperne di più, sempre su questa autrice, e in più Andrea anche ne aveva parlato. So che Andrea aveva preferito, almeno mi era sembrato di capire che Andrea aveva preferito l'altro rispetto a questo, però ho un'amica che invece ha letto tutti e due e che ha trovato questo ancora meglio dell'altro precedente, quindi da giuntina mi sono portata a casa questo qui, che in lingua originale, perdonatemi, è Saint Maisie. L'ultimo libro che vi faccio vedere in questo video, pochi libri e un video lunghissimo, è L'amante di Wittgenstein di David Markson. Io questo, che Wittgenstein's Mistress è il titolo in lingua originale, edizioni Clichy, e anche qui vorrei salutare i ragazzi di edizioni Clichy, che non, anche se non credo staranno vedendo questo video, perché erano simpaticissimi. Ci siamo fermati a curiosare, io e la mia amica, e non andavamo più via perché continuavamo a ridere. Questo libro io l'ho sentito recensito da Sara Cantoni, e anche ho letto una recensione entusiastica di Rossella, di Retablo di Parole, che invece è un blog, non ha un canale YouTube, e che anche questo vi linko qua sotto. Credo che ne abbia fatto una recensione anche Diana, che però purtroppo non sono ancora riuscita a vedere, poi guarderò magari appena prima di cominciarlo. So che questo è la storia di una donna che resta sola sulla faccia della terra, e però è questa una specie di espediente per poi raccontare tutta la storia del nostro mondo. Da come ho letto le recensioni, sono rimasta veramente folgorata, incuriositissima. Credo che non sia un libro facile da leggere, perché deve essere anche un libro molto culturale come tipo di contenuti. Io magari arrancherò un po', però sono molto spronata dalle recensioni positive che ho letto e ascoltato, e quindi non vedo l'ora che arrivi anche il suo turno. I libri per questo haul sono finiti. Se li avete letti, se volete leggerli, se li avete anche voi acquistati, se ne avete sentite parlare, mi farebbe molto piacere che diceste la vostra nei commenti. Per oggi è tutto, e noi ci rivediamo al prossimo video. Spero di riuscire a girare presto un libri letti veramente. Buona serata a tutti.